E per il momento di magia del Mago delle Gare vorrei chiamare qui con me un grande collega, il Mago Armando! Vieni, vieni, vieni! Sei molto gentile, Mago Gentile, grazie! Prego, tu non sai ancora niente! Io non so ancora niente, però sappi che prima o poi ti stupirò con un numero di magia altamente professionale. Ma certo, collega, posso darti del tu? Assolutamente! Tu, se vuoi, mi puoi chiamare maestro! D'accordo, maestro! Dividi l'ampolla! La divido? E controlla che all'interno non ci sia nascosto nulla! Vai, la divido! Dividila! Perfetto, controlla bene all'interno, guarda dentro, tipo cannocchiale. Non c'è nulla! Ok, richiudila pure. È difficile richiudere. Esatto, ti consegno l'altra ampolla. L'altra ti chiedo ampolla. Di controllare anche quella. Non c'è nulla! Perfetto, ricomponi l'ampolla e sei già a buon punto. A questo punto devi scegliere una delle due ampolle, quella che vuoi. Ok, scelta naturale. Ah, sì. Prendi una delle due corde, sfilala. Perfetto, benissimo. A questo punto devi ripetere esattamente tutto quello che faccio io. Per diventare un mago provetto. Beh, corda nella mano sinistra, non ampolla. Mago Armando, io? Mago Armando, sì. Sì, no. Il Mago Armando, vasetto nella mano sinistra. Sì. Corda nella mano destra, sì. Inclina il tutto, inserisci la corda all'interno, uscirà dall'altra parte, uscirà. Chiaramente. Benissimo, mano sotto. Mano sotto. Ora ruotiamo il tutto in maniera che il nodo vada a finire a sinistra. Perfetto. Perfetto, ora prendi la corda così. Così. Mago Armando, accorcia un pochino la corda. Accorcio non ti chiederò di tenere da questa parte, ma dall'altra parte con il nodo in basso. Dall'altra parte con il nodo in basso. E ora attenzione, contiamo fino a tre. Uno, due, tre. Lascia andare il vasetto, tieni la corda, vai! Il suo vasetto cade e il mio rimane misteriosamente sospeso al di fuori di ogni legge fisica e gravitazionale. Ma guarda che cosa incredibile! Ma sei stupito? Molto stupito. Perfetto, tu vorresti rivedere il gioco. Certo. Ora ti do la mia ampolla, hai voglia? Sì, prendi grazie. La tua. Prendo la mia. E ti cedo la mia, perfetto. Molto e bene. Ti do anche la mia corda, vai. Sì, grazie. Prendita. Sei e mi prendo gentile. La tua corda. Sì. Ormai sai cosa deve accadere. Assolutamente. Inserisci sì. All'interno. Sì, prendo. Ti giro, vedo preparato. Per vado. Benissimo. Bene, gira il tutto. Giro il tutto. Ok, sei pronto Armando? Sono Mago pronto. Armando, accorcia un pochino. Accorcia un pochino. Non in questo senso, ma in questo. Quest'altro. Uno, due, tre, vai. Lascia. Ancora una volta la sua ampolla cade e la mia rimane misteriosamente sospesa. Guarda, non c'è nessun tipo di trucco assolutamente, ma qui ci vorrebbe l'applauso per te, ma io mi voglio superare, sai come? Come? Con dell'acqua. No. Attenzione. Sì. Mago Gentile. Voglio inserire l'acqua all'interno dell'ampolla. Vado? Vai. Te la tieni? Sì, certo. Sembra incredibile, ma l'acqua non cade. Voilà! Che c'è meraviglia. Un topo! Sì, c'è un topo! C'è un topo! Si vede dai. Dai, dai, si vede nettamente. Ma tappo a chi? No, a me forse. Ma c'è il tappo, okay, dai. Ok, ok, ok. Guarda, ma qui mi supero. Sì. Attenzione. Proviamo a versare l'acqua anche se c'è il tappo. E dell'acqua nessuna traccia. Bravo! 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 È bravo! È bravo! E anche gentile, eh! Bravo Peppo, è bravo e gentile, così gentile da tornare una prossima volta, giusto? Ma certo, volentieri! Bravo il nostro mago, eh? Sì, bravo, dai, divertente. Sì, e poi è anche gentile. Sì, è il mago gentile, Peppo. Sì, sì. A proposito di personcine gentili, sono gentili tutti i bambini che stanno continuando a mandarci tutti questi disegni. Grazie, grazie, grazie. Ve l'ho detto, la promessa di farveli vedere tutti li metteremo nel sito.